io chiedo a Visalberghi come si produce un film così e soprattutto perché si decide di produrlo prima di altri. Mi sembra una domanda pleonastica da quello che sta uscendo, ma perché un progetto anche così coraggioso e così radicale? Ma io devo dire che questo film è il risultato, una volta tanto, estremamente fortunato di qualcosa che io immaginavo essere perso per sempre. Da una parte in una televisione che sta andando sempre più verso un factual che è completamente scritto, artefatto, modificato, eccetera, esiste ancora un luogo come Rai 3, che ha dimostrato di essere Rai 3 in questo caso, che crede profondamente nel servizio pubblico e ha sposato questo progetto fin dall'inizio con una convinzione che io pensavo non essere più fatto. E dico questo non per fare, io sono sempre quello che si alza e dice le cose cattive contro la televisione, contro il servizio pubblico, ma in questo caso devo dire che la battaglia mia personale che ho ritrovato è quella di dire il documentario, e qui difendo fino alla morte l'idea del documentario, è un patto col pubblico di chi dice cerco di raccontarti la cosa più vicina alla verità che io sono in grado di raccontartela e di raccontartela in un modo che emotivamente ti coinvolga e ti faccia apprezzare delle cose. E questo è un valore estremamente importante che va difeso da una parte del servizio pubblico e dall'altra parte dei produttori indipendenti. Per noi questo documentario è parte di una specie di percorso che stiamo facendo come società di produzione che cerca proprio di differenziarsi da tutte quelle serie che ormai stanno impazzando di faccia e che sono un misto tra scripted, ricostruito, finto e fatto. Ecco, io credo che qui dentro ci sia stato un coraggio da parte di Costanza, della famiglia, di Buon Diritto, di Rai 3, eccetera, che si è riconosciuta in questa semplice cosa. Cerchiamo di fare un racconto che sfrutti la verità atroce, se voi volete, di queste telecamere e che senza suggerire facili interpretazioni, ma ti metta davanti a qualcosa e che secondo me, scusatemi, ma va al di là dell'ospedale psichiatrico, perché sostanzialmente quello che si capisce qui è come delle persone che non sono diverse da noi, lì sono 18 persone, medici, psichiatri, non psichiatri, eccetera, messi in una situazione di questo genere considerano normale quello che è fatto. Se voi li vedete passarli davanti al letto, voi vedete delle persone che si comportano normalissimamente, esattamente come se quello fosse diventato un oggetto, non più te, ma in quante altre situazioni della nostra società le persone si comportano normalmente di fronte a cose che eticamente non sono per niente giuste e a cose di questo genere. Allora, quello che io rivendico qui è il fatto che il documentarismo, il film documentario serio, è qualcosa che ti aiuta a recuperare un po' di coscienza critica, di metterti in una dimensione di chi si pone delle domande, si chiede perché, come mai, io farei lo stesso, e in tanti casi forse faremo lo stesso, allora dobbiamo interrogare anche noi stessi. Ecco, questo io ritengo che sia la missione nostra come società e la missione di un servizio pubblico che noi speriamo tutti venga riaffermato con forza anche dalla riforma prossima lettura.